spettatori ben ritrovati. I candidati che oggi hanno partecipato alle prime prove scritte del tanto atteso concorso dei docenti non conoscono ancora con quale griglia saranno valutati i loro elaborati. E resta anche l'incognita dei commissari in attesa dell'emendamento del governo per l'aumento del loro compenso. Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della GIDA, ricorda al ministro Giannini che i 63.712 insegnanti che entreranno in ruolo non rappresentano nuove assunzioni, ma semplicemente la copertura del turnover per sostituire i docenti che andranno in pensione. Quindi questa tornata concorsuale non ha nulla di storico. Durante la prova di oggi, sui social sono stati segnalati irregolarità con richieste di intervento delle forze dell'ordine, smentite dal MIUR, che ha affermato che il concorso è partito regolarmente. Irene Anastasi con Maria Rosaria Maisto. Siamo con la professoressa Maria Rosaria Maisto, docente di storia dell'arte, che oggi ha svolto la prova. Professoressa, il MIUR afferma che tutto si è svolto con regolarità, è davvero così? Sì, in realtà diciamo che non è stato interrotto nulla, assolutissimamente. Io e una collega, Anna Grazia Benatti, oggi abbiamo concorso alla sede dell'Istituto Comprensivo Salvini ai Parioli e arrivate lì, praticamente noi abbiamo chiesto, prima di essere insediata diciamo la commissione, il comitato di vigilanza c'era, e abbiamo chiesto prima che iniziasse la prova, abbiamo chiesto quindi se c'era un verbale di insediamento della commissione, nonché le relative griglie di valutazione, così come diciamo accade in tutti i concorsi pubblici, cose che vengono definite prima della prova in sé per sé. Per la normativa vigente è obbligo che ci sia prima dell'espletamento delle prove concorsuali, come riportato nella sentenza del TAR Campania-Napoli del 27 febbraio del 2016. Alcune commissioni risultano incomplete, se non ancora inesistenti. Infatti non si è rispettato l'OL numero 97 del 23 febbraio 2016, in cui all'articolo 4 si legge: le commissioni giudicatrici sono nominati con propri decreti dai dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali. I decreti individuano anche i presidenti e i componenti supplenti. I componenti supplenti non sono stati individuati, quindi le commissioni sono irregolari. Prima dell'espletamento delle prove abbiamo chiesto se la commissione fosse praticamente si fosse riunita per stabilire la griglia di correzione e se poteva essere pubblicata per regolare. Praticamente ci è stato risposto che non competeva loro e non potevano darci tale informazione, ma praticamente a questa cosa io e la collega abbiamo chiamato il 112. Cosa è successo dopo, professoressa? Dopo cosa è successo? È arrivato praticamente, sono arrivati i carabinieri, diciamo, quindi prima che iniziasse la prova, io ho verbalizzato, cioè nel senso loro hanno scritto una relazione su questa cosa e poi mi hanno detto ok, adesso inizia la prova, normalmente, perché non abbiamo interrotto la prova, assolutissimamente no. Hanno detto dopo venite, noi depositiamo questa vostra diciamo relazione in questo esposto al comando dei Parioli. Quindi all'uscita noi siamo andate dai carabinieri ed abbiamo praticamente semplicemente relazionato questa cosa. La ringraziamo per la sua disponibilità e testimonianza. Da Gilda TV è tutto, arrivederci. Gli studi di Gilda TV, un saluto, arrivederci.